Anticipazioni UED, Rocco smaschera Gemma dopo il rifiuto, bastava dirmi la verità. Rocco di UED torna a parlare di Gemma Galgani e del rifiuto che c'è stato al castello. Gemma Galgani e Rocco Fridella continuano a tenere banco all'interno dello studio di Uomini e Donne. Le ultime notizie di gossip rivelano che questa settimana il cavaliere ha scelto di togliersi gli ultimi sassolini dalle scarpe e lo ha fatto concedendo una lunga intervista al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, dove ha svelato dei retroscena riguardanti la fatidica decisione avvenuta nel castello, dove la Galgani preferì dare il 2 di picche al cavaliere. UED, Rocco ancora polemico contro Gemma Galgani. La verità sul castello. Nel dettaglio, infatti, ricordiamo che in occasione del soggiorno di Gemma e Rocco nel castello, la dama spiazzò tutti nel momento in cui non accettò la proposta del cavaliere, che in un certo modo la mise alle strette, chiedendole di prendere una decisione finale e quindi decidere se proseguire insieme questo percorso di vita oppure se intraprendere due strade differenti. La dama non se la sentì di uscire insieme con Rocco, anche se comunque non avrebbe voluto chiudere definitivamente la porta. Peccato, però, che Rocco non ha accettato i compromessi della dama e questa volta è stato lui, proprio come accadde già in passato con Giorgio Manetti, a decidere di chiudere la frequentazione e quindi di voltare pagina definitivamente. Intervistato al magazine di Uomini e Donne, Rocco ha smascherato la dama torinese, dicendo che in quell'occasione bastava che Gemma avesse detto la verità. Secondo il cavaliere, infatti, la Galgani avrebbe trovato soltanto dei pretesti per rifiutarlo ma in fondo non gli avrebbe detto le cose come stanno. L'accusa a Gemma, Rocco non mi interessi, doveva dirmi questo. Per Rocco, infatti, Gemma non provava un vero sentimento nei suoi confronti, sebbene in trasmissione si sforzasse di far credere il contrario. Rocco non mi interessi come uomo, mi spiace. Secondo Rocco sono queste le parole che Gemma avrebbe dovuto dirgli guardandolo negli occhi dopo la serata che lui aveva organizzato al castello, dove sostiene di averle fatto vivere una vera e propria favola d'amore. Il cavaliere sostiene di aver fatto tutto il possibile per fare in modo che Gemma vivesse la tanto desiderata favola che ormai chiedeva da tempo. Adesso, però, non intende tornare indietro e pensa soltanto a guardare avanti. Tuttavia, al magazine di Uomini e Donne, ha confessato che Gemma deve essere consapevole del fatto che un uomo come lui non lo troverà mai più.